Buongiorno a tutti, eccoci qua, io e Botolo siamo partiti per questa Play 2018, quindi ci vediamo prestissimo, ciao! Play non è solo il festival del gioco, per noi Goblin ogni anno è una sfida. Nel 2017 la sfida vinta è stata trasformare il padiglione B nel centro ludico nevralgico, con i nostri tavoli verdi e strabordanti energia. Nel 2018 la sfida è stata farlo già dal venerdì. Ecco qua, ho trovato uno sconosciuto, una persona non nota assolutamente, che stava giocando un bellissimo gioco di cui adesso ci parlerà. Allora, abbiamo giocato a Free Links. Vabbè, direi che sulla base potrebbe essere anche carino, però mi è sembrato molto casuale. Nel senso, è un po' come estremizzare un Dixit, no? Cioè, nel senso, già Dixit hai un vantaggio in più se conosci bene gli altri giocatori. Qui l'unico modo che hai per fare punti è conoscere gli altri giocatori. Quindi è, per me non è giocabile tipo con gente che non conosci bene. Un po' troppo random. C'era il mazzetto delle domande per la scuola, probabilmente in quell'ambito lì. Sì, no, quello che funzionava. Quello sì, diciamo che l'idea è carina, però non mi ha detto. Eccoci qua come da Essen assieme a Killa Priest. Là. A cosa abbiamo giocato? A Near and Far, che è un bel giochino. È un gioco a campagna che assomiglia un po' a Bobby Below in alcune sue parti, ma lo migliora un pochino. Sicuramente più American dal suo punto di vista. Cioè meno la parte di piazzamento lavoratori. Boh, mi ci sono divertito. Ciao! Ciao! Chi ti segue, no? Quindi quello là è molto positivo. I lavoratori specializzati danno un tocco di strategia veramente una bella proposta. Rimane comunque un bellissimo gioco da approfondire, quello sicuramente. Grazie mille. Ciao. Ciao. Bravissimi, eccezionali, facciamo giocare tutti. Eccomi, sono di nuovo qui all'area Magnifico. Ho fermato un giocatore qualunque che è seduto al tavolo di Time of Crisis e chiediamogli le sue impressioni. Allora, il gioco è senza dubbio uno dei migliori del Magnifico. Non il Magnifico forse, ma uno dei migliori. Ha un sistema particolare di deck nel quale comunque si accede la carta da riprendere in mano. È bello, un gem veramente molto bello. Grazie Dave, ciao! Ciao! Eccomi qua ancora, area Magnifico, si sono appena alzati dal tavolo di Krajavok, vincitore del Goblin Magnifico 2017, e sentiamo le impressioni di Mario. Allora, bel gioco, sicuramente ha bisogno di un po' di impegno da parte di tutti i giocatori, un po' di dedizione per poter essere esplorato e approfondito. E la curva d'apprendimento sicuramente la vedo abbastanza ostica, non è per tutti. Okay. Grazie mille. Grazie mille a te. Ci dirà il nostro amico, ci dirà il link, ci sono
Pixel Marco Accordi 83, ho giocato a Nori e mi è piaciuto molto, penso che lo comprerò, è strategico al punto giusto, giocabile anche veloce sulle azioni, quindi non ci fa perdere tempo, ecco. È molto bello. Quindi un altro voto positivo per Nori. Ciao! Sì, e... Il loro Nick è un Nick molto carino. Castoro boy.
fine molto stancante, però abbiamo gestito in modo nuovo, abbiamo tirato, abbiamo guardato su tanto, poi adesso il viaggio di ritorno sarà molto interessante. Si apre un gioco nel gioco, un video a parte. Un video a parte, vietatemi, no, quello però per YouPorn, sì, sì, non sì, per YouTube. Si chiamerà Canottiere Croccanti. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Nei tre giorni di fiera Play ha registrato oltre 40.000 accessi, che per noi ha voluto dire avere tutti i tavoli sempre costantemente pieni. Nelle 7 aree di nostra competenza, dislocate in 3 diversi padiglioni, gli oltre 200 volontari hanno fatto giocare tutti quanti senza sosta. Perché essere un goblin vuol dire anche questo, divertirsi nel far giocare gli altri, entrare in fiera un'ora prima per allestire i tavoli, preparare la ludoteca e spiegare ciascuno dei 1111 giochi prestati con il sorriso. La Tana fa giocare tutti quanti.